Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe, La vita e le sorprendenti avventure di Robinson Crusoe, è un romanzo di Daniel Defoe, pubblicato nel 1719. L'autore, nato a Londra nel 1660, approda al giornalismo e all'attività di scrittore a tempo pieno nel 1693, dopo aver svolto, per molto tempo, la professione di mercante. Nel 1704 fonda la rivista The Review, il primo giornale inglese di importanza nazionale, che viene pubblicato 3 volte a settimana fino al 1713. Insomma, l'autore del novel che inaugura il genere del romanzo moderno non è il classico intellettuale umanista che frequenta accademie e biblioteche o che opera all'interno delle corti aristocratiche. Vive dei proventi della propria attività editoriale e di scrittore, ma soprattutto interviene nel dibattito pubblico su questioni che riguardano la politica e l'economia con i suoi scritti. Sotto questi aspetti, Defoe è il prototipo dell'intellettuale moderno. Questa premessa è fondamentale per capire lo spirito del primo dei suoi 7 romanzi, La vita e le sorprendenti avventure di Robinson Crusoe. A metà tra diario e romanzo d'avventura, l'opera è ispirata alla storia vera di un uomo sopravvissuto da solo su un'isola deserta per un lungo periodo. Robinson, il protagonista, è un giovane intraprendente della classe media che, incurante degli ammonimenti del padre, decide di imbarcarsi lo stesso in cerca di fortuna. Dopo un primo naufragio, Robinson tenta nuovamente la via del mare, ma viene fatto schiavo in Africa per 2 anni. Fuggito dall'Africa con l'aiuto di un giovane schiavo che vende poi senza scrupoli a un capitano portoghese, si trasferisce in Brasile, dove acquista una piantagione che gli frutta un bel patrimonio. Ciononostante, il 1 settembre del 1659 riparte per la Guinea alla ricerca di schiavi africani per le piantagioni brasiliane. Ma la nave viene investita da una violenta tempesta e fa naufragio. Solo Robinson riesce a sopravvivere e arriva a nuoto su un'isola deserta, dove resterà per 28 anni. Recuperando i rottami, le vettovaglie e gli attrezzi della nave naufragata, egli riesce a costruirsi un'abitazione, a coltivare la terra e a cacciare. A un certo punto scopre di non essere solo sull'isola, che è abitata dai cannibali, ai quali, grazie all'aiuto della polvere da sparo, riesce a strappare un indigeno che, ribattezzato Venerdì, diventa suo servitore. Grazie all'aiuto di Venerdì, Robinson riesce a impadronirsi di una nave di ammutinati inglesi, con la quale fa ritorno in Inghilterra. Qui scopre di essere diventato ricchissimo grazie all'oculata gestione della piantagione brasiliana da parte del suo vecchio socio.